Le qualità purtroppo insomma sono evidenti e nella gara proprio contro il Real Madrid insomma qualche difficoltà da quel punto di vista l'abbiamo vista. Ma Donnarumma è effettivamente così scarso? Sicuramente uno dei personaggi più chiacchierati del momento è il buon, per alcuni per altri un po' meno, Gianluigi Donnarumma, portiere che ha fatto discutere già nonostante i suoi 23 anni durante diverse fasi della sua carriera. Ovviamente gli amici rossoneri non provano chissà quanta simpatia nei suoi confronti, però ragazzi, dopo quello che è successo nella partita contro il Real Madrid, stiamo un po' qui a parlare delle qualità effettive di Donnarumma, perché per alcuni Paperumma sbaglia di qua, sbaglia di là, addirittura è scarso. Analizziamo un po' quelle che sono effettivamente le sue qualità guardando il suo rendimento durante questa stagione. Ragazzi, oltre a ricordarvi che sono curiosissimo di conoscere le vostre opinioni, quindi mi raccomando, qui in basso fatemi sapere un po' cosa ne pensate nell'analisi che ovviamente faremo, però in questo caso vi ricordo, ripeto, dato il personaggio un po' divisivo, mi raccomando, manteniamo la calma, nessuna minaccia, altrimenti vi vengo a cercare. Quindi ragazzi, come sempre, prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella per le notifiche e lasciare un like al video, che ovviamente aiuta sempre. Passate su MiScouting per quanto riguarda tutti gli altri social, il sito internet per i corsi di match analysis e scouting se volete diventare appunto osservatori, match analyst, data analyst. Ultimissimi posti per i corsi di aprile, trovate tutti i link qui in basso in descrizione. Lo stesso per quanto riguarda Facebook, Twitter, Twitch, il gruppo Telegram, chi più ne ha più ne metta, ragazzi. Ma parliamo appunto del buon Donnarumma, perché io capisco gli animi accesi soprattutto da parte dei milanisti, se vogliamo è anche comprensibile, capisco l'impeto del tifoso, però sto ragazzo non può passare da eroe nazionale a pippa assoluta, ora forse, ora è scarso. Allora proviamo a tirare un po' delle linee, perché ragazzi, degli spunti sicuramente ce li regalano alcuni dati, alcune statistiche che ci fornisce come sempre Instat, partner ufficiale dei nostri corsi. In questo caso un paragone al volo con il buon Alisson, portiere insomma di una qualità se vogliamo assoluta. Vediamo un po', innanzitutto occorre precisare che Donnarumma ha giocato praticamente la metà delle partite giocate finora da Alisson, quindi è più facile avere statistiche migliori, però a noi serve una sorta di riferimento, non è un confronto tra i giocatori vero e proprio. Allora vediamo un po', queste sono le medie per partita. Donnarumma in media ha subito 10 tiri per partita rispetto ad un Alisson che, nonostante il doppio delle partite giocate, ha subito in media meno tiri. Tiri l'avversario nello specchio, 3.8 per quanto riguarda Donnarumma, 2.8 per quanto riguarda Alisson. Ecco qua, allora, gol subiti. In media Donnarumma subisce 0.79 gol per partita, Alisson 0.7. Siamo praticamente lì per quanto riguarda il rendimento. Ma è questa la parte più importante di questo confronto tra mille virgolette. Allora, qua parliamo di parate vere e proprie, tiri respinti. Donnarumma ne respinge in media 3 per partita, Alisson 2.1 per partita, quindi da questo punto di vista meglio Donnarumma, che però, occhio, subisce anche più tiri, quindi ha anche più opportunità per effettuare parate, quindi la percentuale dei tiri parati è pari al 79% contro un Alisson che ne para il 75%. Salvataggi, che sono quelli di riflessi, insomma le parate importanti, Donnarumma ne effettua in media 1 per partita contro un Alisson che è comunque lì 0.95 per partita, però ricordiamo che Donnarumma subisce in media più tiri. Per quanto riguarda la distribuzione e la qualità dei passaggi, Alisson sicuramente di un altro passo, di un altro pianeta rispetto a Donnarumma. Qui le qualità purtroppo insomma sono evidenti e nella gara proprio contro il Real Madrid insomma qualche difficoltà da quel punto di vista l'abbiamo vista. Ripeto, il confronto non serve a farci capire se è meglio Donnarumma o Alisson, ci sono mille precisazioni da fare che effettivamente abbiamo fatto durante l'analisi. Però ci fa capire che comunque dal punto di vista statistico il livello di Donnarumma insomma è bello importante. Un giocatore che subisce diversi tiri per partita, però quando è chiamato a parare e a salvare la propria squadra effettivamente ci riesce. Però ovviamente ragazzi, passiamo al fattaccio per iniziare con l'analisi un po' dal punto di vista succoso, quindi amatissima lavagna tattica che ci corre in soccorso. Allora partiamo dall'errore, ripeto, unico errore decisivo per quanto riguarda la stagione in corso, almeno secondo quelle che sono le statistiche e come viene valutato questo episodio. Unico errore che ha portato un gol per quest'anno, ragazzi, viziato da un contatto. Allora, qui
Partiamo dall'inizio. Donnarumma, secondo me, ha mostrato dei limiti dal punto di vista della qualità del gioco con i piedi. Le statistiche, ad esempio, sono impietose se guardiamo il confronto con Allison. Questa roba qui è un qualcosa che mi ha sempre fatto dubitare per quanto riguarda l'utilità di Donnarumma per partire, ad esempio, con un'azione dal basso. Ma in questo caso, insomma, ci fa vedere che per quanto riguarda la scelta della giocata, insomma, ha qualcosa da migliorare per quanto riguarda il controllo, il passaggio, il rischio. È un portiere che, secondo me, affidabile non è, anche quando riesce ad iniziare la manovra. Comunque è un portiere che va sull'elementare e ci sta, per l'amor di Dio. Ora, forse l'indicazione di Pochettino di dare queste responsabilità a Donnarumma sono sbagliate a monte, perché effettivamente poi i risultati sono questi. Poi si parla di un contatto che c'è, che non c'è, è fallo, non è fallo. Ragazzi, io vi dico la mia: secondo me qui il contatto c'è. Se fosse per me, io un tipo di contatto così non lo fischierei mai. Però guardo partite per lavoro, ne guardo diverse al giorno, e vi dico che normalmente nel 94,7% delle occasioni questo è un contatto che l'arbitro fischia. Quindi capisco benissimo anche chi si lamenta di questo contatto. Fatto sta che l'errore, ripeto, è a monte. Donnarumma in questa situazione non ci doveva arrivare. Però secondo me ha anche qualcos'altro da migliorare, perché parlando appunto delle qualità del portiere, è un giocatore che per quanto riguarda le uscite lo vedo ancora timidino. Va bravo per quanto riguarda le uscite, le respinte alte e basse, ma a volte, ripeto, troppo timido. Un giocatore che per quanto riguarda la sicurezza in questo ambito, secondo me ha ancora qualcosa da migliorare. Occhio però, una roba che pochi considerano è che Donnarumma ha 23 anni. Noi abbiamo Donnarumma in bocca, no? Noi appassionati di calcio, giornalisti, ormai da, non so, 5-6 anni, gioca a calcio sembra da una vita, ma il ragazzo ha 23 anni e a 23 anni c'è ancora tanto da migliorare. Però se dobbiamo parlare di un qualcosa che mi colpisce poco, questo è un esempio. Vi faccio vedere la manovra, ovviamente lì tra i pali, passaggio che proviene dall'esterno, non esce, addirittura gol sul primo palo. Da rivedere, secondo me migliorabile, e ovviamente, come già detto, di tempo per migliorare ne ha. Però andiamo oltre, perché, ripeto, sto ragazzo, capisco l'antipatia, la cessione, parametro, tutte queste cose qua, capisco tutto, però se ci sediamo qui con lucidità, se vogliamo, dobbiamo anche riconoscere che stiamo parlando di un portiere che alla sua età ha già dimostrato grandissime cose. A memoria, ragazzi, ce ne sono pochissimi di portieri che a quell'età lì hanno fatto così bene per quanto riguarda i riflessi, le parate, l'andare giù. È un portiere che qui sì, che secondo me offre grandi garanzie. Sicuramente qualche errorino l'avrà commesso durante i suoi anni di carriera, però ripeto, a 23 anni, ragazzi, anche Buffon aveva commesso i suoi errori. Qualunque portiere commette errori, ma se parliamo, ripeto, di riflessi, di respinte, di lettura della giocata avversaria, Donnarumma, secondo me, è un portiere di una certa affidabilità. Vediamo qui l'avversario scattare sul filo del fuorigioco, ricevere questa palla. Donnarumma, ma ripeto, pronto, abile, grandi riflessi, respinge questa palla, secondo me, in maniera magistrale. Ma non è tutto, perché ovviamente Donnarumma, anche per quanto riguarda il posizionamento, è un portiere che secondo me tra i pali ci sa stare. Ripeto, è una questione di affidabilità. Quando hai Donnarumma dietro di te, parlo dal punto di vista del difensore, sai che hai un portiere che comunque segue il gioco, si sa posizionare e sa intercettare alcuni tiri anche appunto grazie al posizionamento. A volte i portieri bravi non si tuffano perché semplicemente leggono la situazione in anticipo e si fanno trovare fisicamente dove arriverà effettivamente il tiro. Come in questa occasione, palla proveniente dalla destra, colpo di testa dell'avversario, Donnarumma para, sia perché bravo, sia perché ha riflessi, ma anche perché per quanto riguarda il posizionamento, insomma, sa sicuramente il fatto suo. Ricordiamo, ragazzi, che al Milan ha avuto grandi maestri per quanto riguarda quello che è il ruolo del portiere. Però ovviamente, giunti a questo punto, ragazzi, bisogna trarre una morale, va, quasi una conclusione da questa storia. Donnarumma è effettivamente così scarso? Secondo me, ragazzi, ad oggi avercene di portieri come Donnarumma, stiamo parlando di un top, soprattutto considerando anche l'età. Insomma, io ripeto, capisco le ire, un po' le antipatie, il tifoso va anche capito da quel punto di vista, però definire Donnarumma una pippa per un errore che sicuramente c'è stato, ha commesso anche altri errorucci, abbiamo visto quell'uscita mancata, almeno per quanto mi riguarda, anche contro il Rennes, vado a memoria, ha subito gol, anche a causa di una mancata uscita, sicuramente da migliorare c'è. Però ad oggi stiamo parlando di fior fior di portiere. Come già detto durante l'introduzione, però, ragazzi, sono super curioso di conoscere la vostra opinione. Mi raccomando, qui in basso nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate.
L'analisi di oggi finisce qui, come sempre spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like e condividetelo se vi va, è stato un piacere enorme passare questi minuti con voi, un salutone ed al prossimo appuntamento. Donnarumma scarso. E dai però. Eh sì, dico, ha da migliorare, per carità, ma come tutti. Poi a 23 anni scarso, anche no, ma anche no.